Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza la legge sull'agricoltura sociale e l'accesso alla terra. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. Con 17 voti favorevoli dei consiglieri della maggioranza e 5 astensioni di quelli dell'opposizione, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera alle norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile e disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli, sintesi di 3 analoghe iniziative legislative firmate dai consiglieri Dottorini, DV, Stufara, PRC, Galanello e Barberini del PD. La legge è finalizzata a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo, favorendo l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche per agevolare un ricambio generazionale. Si punta dunque a favorire lo sviluppo di un'agricoltura sociale, intesa come congiunzione dell'utilizzo delle risorse agricole con le attività sociali, quali percorsi rieducativi, terapeutici e pedagogici, volti all'inserimento sociale e lavorativo di quelle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di emarginazione. Prevista la valorizzazione del patrimonio agroforestale della proprietà pubblica attraverso la creazione di sinergie con l'imprenditoria privata da sviluppare tramite l'istituzione di un banco della terra, ossia un inventario completo ed aggiornato dell'offerta dei terreni agricoli e a vocazione agricola, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione. Prosegue in seconda commissione l'iter per l'approvazione del testo unico dell'urbanistica. Recepite alcune indicazioni dei soggetti interessati alla materia. La seconda commissione consiliare ha approvato, con voto unanime dei presenti, i primi 2 titoli del testo unico per il governo del territorio in materie collegate. Il documento, suddiviso in 9 titoli, è in discussione da alcune settimane presso l'organismo di Palazzo Cesaroni. Il testo ricomprende l'intera disciplina legislativa regionale vigente in materia. Saranno abrogate 19 leggi regionali e tagliato circa il 60% dell'articolato normativo attuale. L'obiettivo dell'iniziativa legislativa della Giunta è quello di dare ulteriore certezza ed efficacia ai procedimenti edilizi ed urbanistici, riducendo i tempi e i costi, favorendo anche l'applicazione di servizi telematici. L'obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione. Nella predisposizione del testo, posto all'attenzione della Commissione per il voto, sono state recepite numerose indicazioni emerse nel corso di specifiche audizioni e contenute in documenti inviati a Palazzo Cesaroni da parte di soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed ordini professionali. Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale ha ascoltato i vertici di Umbria Mobilità Esercizio per un'audizione sulla situazione della nuova società dopo il passaggio del 70% delle quote a Bus Italia. L'azienda, hanno spiegato il presidente Caporizzi e l'amministratore delegato Viola, sta iniziando a gestire concretamente l'operazione di passaggio ai nuovi soci, che vede l'Umbria come la prima regione in cui Bus Italia sperimenta l'integrazione totale del sistema mobilità. La gara per il servizio, che vedrà il bacino diviso in 2 lotti, verrà fatta dopo l'approvazione del piano trasporti e del piano di bacino, che arriveranno a breve in Consiglio regionale. Nel corso della riunione si è discusso anche del piano di rientro concordato con Roma TPL per i 50 milioni di credito vantati da Umbria Mobilità, che si è bloccato dopo la restituzione di soli 6 milioni sui 20 previsti per il 2013. Bus Italia ha preso l'impegno di abbassare l'età media del parco mezzi da 12 a 10 anni con l'acquisto di 300 autobus. Via libera alla somministrazione dei farmaci cannabinoidi nelle terapie del dolore. La Commissione Sanità di Palazzo Cesaroni, quasi all'unanimità, ha spedito la proposta di legge in aula per il voto finale. La terza commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha espresso voto favorevole, con la sola astensione di Franco Zaffini, sulla proposta di legge disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. D'iniziativa di Damiano Stufara, capogruppo di Rifondazione Comunista, prevede l'erogazione gratuita a carico del sistema sanitario regionale dei farmaci cannabinoidi nei protocolli dei servizi di cure palliative e terapie del dolore.
La somministrazione avverrà sulla base di un piano terapeutico redatto da un medico specialista, dopodiché i farmaci potranno essere prescritti anche dai medici di famiglia. L'erogazione dei cannabinoidi potrà avvenire in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare. Verrà istituito un comitato tecnico-scientifico composto da un dirigente della struttura regionale competente, un medico esperto in terapia del dolore e cure palliative, due rappresentanti delle farmacie convenzionate, un farmacologo che abbia condotto ricerche sui cannabinoidi e altri farmaci antidolorifici, due rappresentanti delle associazioni dei malati destinatari di tali terapie, un rappresentante delle associazioni dei farmacisti preparatori, un esperto legale, un esperto di comunicazione di massa. Ai componenti del comitato non spetterà alcun compenso. L'atto arriverà in aula in tempi brevi per il voto finale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione ed è disponibile anche in rete sul sito consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie e arrivederci. Si accede alla banca dati legislativa dalla homepage del sito del Consiglio regionale dell'Umbria all'indirizzo consiglio.regione.umbria.it. Cliccando sul bottone Leggi e regolamenti si apre una semplice finestra di ricerca nella quale si possono inserire il numero della legge di cui si chiedono informazioni oppure l'anno di promulgazione oppure, nel caso si ignorassero questi dettagli, si può avviare la ricerca per argomento. Il passo successivo è cliccare su Visualizza. A questo punto ci si trova davanti al testo della legge e sotto Leggi e regolamenti a 9 diversi link che consentono di avere tutte le informazioni sulla norma in questione. Il primo link da sinistra, chiamato testo multivigente, mostra il testo in vigore ma anche quelli precedenti, le modifiche apportate e i collegamenti ipertestuali che rinviano ad argomenti specifici o ad altre norme. Nel secondo si trova l'iter seguito dalla legge, dal momento in cui il testo viene presentato in commissione fino alla votazione in Consiglio regionale, cui fa seguito la promulgazione da parte del Presidente della Giunta. La terza opzione, fascicolo virtuale, dà accesso ai testi integrali della legge, dall'atto base fino alla deliberazione finale che spetta al Consiglio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nella sezione istruttoria è disponibile il lavoro svolto dagli esperti del Consiglio regionale nell'analizzare il testo della proposta di legge. Cliccando su Verbali si possono consultare sia i resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale durante le quali è stato discusso quell'atto, sia i verbali delle sedute di commissione. Analogamente, cliccando su Regolamenti attuativi, si possono consultare, qualora siano previsti, i testi dei regolamenti che consentono l'attuazione della norma stessa. A fianco troviamo invece il collegamento al vero e proprio controllo di attuazione, dove si trovano i documenti che certificano i controlli e le analisi periodicamente effettuate per valutare l'effettivo conseguimento dei risultati previsti. Con il link senso alternato si accede al servizio che permette, fra le altre cose, di essere informati via mail sulle eventuali variazioni di una norma. L'ultimo link, quello più a destra, è una significativa innovazione denominata multimedia, una sezione che va ad integrare la documentazione tecnico-giuridica con gli strumenti dell'informazione e della comunicazione, ascoltando un audio oppure osservando un video e la sua grafica che consentono la massima comprensibilità delle norme. Hanno diritto al contributo il coniuge o in mancanza di questo...